Salve a tutti amici e benvenuti in un nuovo video. Da quanto tempo non registro un video? In verità questa è la seconda volta che registro una serie di video perché ho bruciato un hard disk. Ma questa è una storia triste ed oggi voglio parlarvi di invece di un'altra storia triste che però ho dovuto risolvere in un modo che vi mostro fra poco. All'interno dello zaino, essendo io un videomaker appassionato di fotografia, di video e di quant'altro, quando vado a fare un lavoro ed apro lo zaino, mi può capitare di imbattermi un pochino in qualsiasi situazione. Dal fatto che mi può servire un filtro, un obiettivo, piuttosto che mi può servire uno strumento pratico. Naturalmente non si può avere tutto all'interno delle nostre borse, dei nostri zaini, ma c'è qualcosa che secondo me è sempre bene avere. Io ho sempre avuto all'interno del mio zaino un field recorder, ossia un registratore esterno rispetto al microfono della mia camera. Questo perché se dovevo registrare un rumore di fondo, un parlato, volevo avere un'alternativa. All'epoca comprai uno Zoom H1, che è il primo field recorder, forse il più economico, uscito sul mercato, completamente in plastica, un prodotto discreto per quello per quello che si doveva fare, insomma, per il suo utilizzo. Andando un pochino più avanti nel tempo, ho avuto altre esigenze e quindi comprai questo. Zoom H4N, un registratore, un field recorder tra i più versatili e popolari qualche anno fa, e tuttora, perché adesso è uscita la versione Pro di questo registratore. Un ottimo registratore perché ha gli ingressi XLR che sono sempre comodissimi, ad esempio mi è capitato di andare a fare in teatro delle riprese, dal mixer entra l'XLR qui dentro e io ho tutta la traccia audio bella pulita che esce dal mixer. Insomma, uno strumento molto molto performante a un costo non tanto alto, diciamo il giusto, perché per la versione nuova, che è la versione Pro, 210 euro non sono assolutamente tanti. Ci sono tantissime varianti, la Zoom comunque è un'ottima casa che produce degli ottimi registratori. Ora, qual è il problema di questo registratore? Beh, sono due. Il primo è il fatto che cade a pezzi, perché dopo 4 anni le plastiche praticamente, perché poi si è fatto tutto in plastica tranne la parte qua sopra qua che è fatto a pezzo di una lega tipo ghisa o qualcosa del genere, le plastiche hanno cominciato a deteriorarsi e quindi sono diventate appiccicose. Questo potrebbe non essere un grave problema se non per il fatto che ho scoperto che il mio registratore ha un difetto che portano tantissimi registratori di questa tipologia, il fatto che le batterie, praticamente batterie nuove, perché qua dentro qua hanno delle pile alcaline, delle pile stilo, vanno giù contemporaneamente, nuove prese dal pacchetto, messe all'interno, 5 minuti e sono completamente morte. E questo è uno dei problemi, è il problema che praticamente mi ha portato a doverlo sostituire. O meglio, al posto di questo, all'interno del mio zaino ci doveva essere un altro registratore che funzionasse. Ora, ad oggi questo registratore la maggior parte delle volte l'ho utilizzato con il microfono lavalier, infatti sarebbe la pulcetta. Infatti qui dietro porta un input per mettere un microfono esterno con lavalier, quindi con il jack classico, mentre qui sotto qui abbiamo gli XLR. Ora, la mia esigenza era avere un registratore field recorder, quindi un registratore esterno rispetto a quello della mia camera, da buttare all'interno dello zaino, perché non si può mai sapere quando può tornare utile o può servire. E quindi, dato che questo qui è morto, ho deciso di comprarne un altro. E cosa potevo scegliere? Beh, c'erano due opzioni. La prima, per l'utilizzo che io ne faccio ad oggi, ossia che attacco la pulcetta dentro e registro, è lo Zoom F1, ossia un field recorder piccolino, davvero piccolino, molto più piccolo di questa, ad esempio che una RX, diciamo che è una cosa del genere, che praticamente porta soltanto l'aggancio per un microfono lavalier e sopra ha un attacco particolare per degli accessori, al quale per esempio c'è un accessorio che permette di inserire degli spinot XLR, ma ha un costo abbastanza eccessivo. Non dico che non ne valga la pena, ma bisogna acquistarlo per quell'utilizzo specifico. Ad esempio per me, che il tipo di utilizzo che devo fare è assolutamente sprecato spendere 220 euro per acquistare quel registratore. E quindi ho deciso di prendere il nuovo H1N. H1N è il nuovo registratore, il nuovo entry level di casa Zoom, è semplicemente un'evoluzione dello Zoom H1, quello che esisteva in precedenza. I materiali sono migliori, è sempre plastica, ma non è plastica lucidissima. Il design è molto più bello, devo dire la verità, è molto più professionale all'aspetto e non è assolutamente male. Ora,
Non ce l'ho in mano perché dall'inizio del video state sentendo esattamente quel microfono e tra le altre cose non ho attaccato con una pulce, come vedete non ho pulci con me, ma è qui di fronte a me che registra. Eccolo qui davanti a voi, lo Zoom H1 che sta registrando in questo momento l'audio e quindi voi mi state ascoltando. Da questo registratore, nel frattempo naturalmente sto registrando anche con il mio Rode da quest'altro lato, per poi fare nel caso una comparativa. Perché ho scelto questo? Beh, parliamoci chiaro, l'ho scelto prettamente per il costo, perché per le esigenze che ne ho io e per quanto nell'ultimo periodo ho utilizzato questo, preferisco avere un registratore da 90 euro all'interno della borsa per tutte le evenienze. Può sempre servire realizzare, che ne so, un room tone, stiamo girando qualcosa, ho bisogno di realizzare il fondo dell'audio di quella stanza, di quell'ambiente, accendo questo, lo lascio lì un minuto e mi trovo una traccia audio molto pulita e funzionale, anche perché visto che le batterie durano parecchio, io ho già avuto modo di provarlo perché questa è la seconda volta che ho visto questo video, quindi già ho avuto modo di provare il microfono e già so che file, si sentono molto 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 bene. Quindi, che dirvi, questa è la piccola breve storia del perché io ho un field recorder all'interno dello zaino, come se ne è bruciato uno e come ne ho acquistato un altro. Sono stato davvero costretto a comprarlo e sono felice di averla condivisa con voi. Insomma, se avete delle domande potete scrivermi qui nei commenti. Se volete una recensione approfondita dello Zoom H1, ditemelo, fatemelo capire, contattatemi che ce ne andiamo a registrare suoni di animali sulle savane, nei boschi, così. Ascoltiamo tutti quanti insieme i suoni della natura e potremo valutare il registratore. Detto ciò, cos'altro dirvi? Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video.